Milani vince la lotta, Krasniqi prova a entrare in area, va giù, calcio di rigore per la Pisana, a terra Krasniqi. Vediamo se c'è anche il cartellino, non sembra esserci cartellino, ma c'è rigore. Apre l'interno piede Andrea Celiani, torna a segnare in campionato il primo gol in questa stagione dopo quello segnato in Coppa di Lega settimana scorsa contro il Real Sporting Roma. La Pisana mette la testa avanti, Ferretti calcio a basso, Celiani, sembrava un altro rigore, stavolta in movimento l'ha messo sopra, occasione per il 2-0 mastodontica. Classifica De Paolo da lontanissimo, deviazione, deve metterla a pezza Milan, pallone che è diventato velenosissimo. Calcio di ritorno, capisce tutto Ippoliti e si prende il pallone, Boccalini scarica nuovamente per Ippoliti, centralmente da Ponziani, bello due triangoli, corre Boccalini, dall'altra parte c'è Di Maggio, De Paolo liscia l'intervento e De Bernardo graffia la prima vera occasione del Frosinone che bussa alla porta della Pisana. Celiani vince il duello, prova a pulire il pallone, Krasniqi si muove sul secondo palo, scarico Procopio, ma che bellissimo gol della Pisana, grande lavoro di Celiani, grande scarico di Krasniqi e gol di Procopio che si iscrive anche lui nella lista dei marcatori della Pisana che sale a 16, 2-0. Con gol, 4 gol segnati. Milan, favoloso sulla girata di Celiani, pallone altissimo e si perde il nuovo angolo, paratona di Milan, calcia verso la porta, pallone toccato da Procopio, Krasniqi, altro miracolo di Milan che sta tenendo a galla il Frosinone, occasione del 3-0. Proseguiamo il calcio d'angolo, battuta a rientrare sul secondo palo, Celiani la mette dentro, fa 3-0 e culmina per ora una gran prestazione, doppietta del numero 9. Ippoliti, secondo palo, schiaffo al volo di Di Maggio, De Bernardo si sporca i guanti per la seconda volta in partita, grande battuta del numero 8. De Paulis, Krasniqi, ancora Milan, indurisce Pozzi, la mette su, cross forte, Ippoliti lo mette via, Krasniqi al volo, deviazione di Scartocci, forse con la controdeviazione di Celiani, non so se tripletta del numero 9 o gol di Scartocci, comunque sicuramente gol della Pisana che fa il poker. Rosso, rosso per Ippoliti, era tutta la gara che si stavano un pochino attaccando con l'arbitro, espulso anche un membro della panchina del Frosinone, collezione di rossi adesso. Mette il mirino sulla porta, accende il radar, Di Maggio va lì, De Bernardo respinge addosso a De Paulis e poi il pallone va dentro sul tocco di Vazzoler, non riesce a tirarla fuori De Bernardo, 4-1 del Frosinone che insieme a Totti, Roma, Swamlam, Atletico Whisper e Ancos continua ad essere una delle sei squadre che segna sempre. Pagliuca 4 contro 2, a sinistra Procopio, a destra Ferretti, si va da lui, Ferretti prende la mira, calcia, para Milan, ma non può nulla sul tapin di Procopio che firma la sua doppietta, firma il 5-1, manita della Pisana, incredibile all'Empire. Stop, dice Nucitelli, clamorosa all'Empire, la Pisana travolge il Frosinone per 5-1, non vinceva in casa da poco più di 2 mesi, il Frosinone torna a perdere in trasferta dopo 3 mesi abbondanti. Settimana prossima la Pisana andrà a casa dell'Organic Club, il Frosinone giocherà il big match contro il Totti Soccer Wisi nella remake della semifinale di Coppa Italia. Grazie da Federico Violini.